Salve a tutti, benvenuti a questo penultimo evento del Filoso Festival 2.0. È con piacere davvero immenso che presento due persone che, come avete visto durante il festival, non sono un caso così particolare, perché spesso al Filoso Festival a un certo punto iniziano a parlare coloro che prima sono stati dall'altra parte della telecamera e che meritano ampiamente di parlare davanti alla telecamera, perché appunto hanno ultimato un loro percorso di studi e di non solo teorici ma anche pratici, come in questo caso filosofici. Quindi, senza frapporre tempo in mezzo, per andare a scavare nei meandri della nuova pratica molto famosa, anche nota come Philosophy for Children, abbiamo qui Alessandro Nanni e Eleonora Polvani, grazie mille. Allora, inizio io, giusto per farvi una piccola introduzione. Io sono Alessandro, come avete potuto intuire, e come avete potuto intuire conosco Guido per questo grande evento che fa a Firenze. Vi voglio solo dire due cose. La prima cosa che voglio dire è una rassicurazione, cioè questa non sarà una lezione frontale né accademica, quindi i vostri quaderni li potete anche mettere a posto e state pure tranquilli che non dovete imparare niente da me. La seconda cosa che vi voglio dire, per introdurvi a questo esperimento che farete e faremo, e passare la parola a Eleonora, è di raccontarvi un episodio che è tratto da un libro di uno scrittore o svedese o danese, non mi ricordo. È un esperimento psicologico che parla di una situazione piuttosto particolare ma quotidiana anche, cioè siamo dentro una cucina, voi immaginatevi una cucina, attorno al tavolo c'è un babbo che aspetta la colazione, nel frattempo legge il giornale, c'è un bambino seduto sul seggiolino molto piccolo e la mamma di spalle che sta, mettiamo, cuocendo delle uova. A un certo punto improvvisamente la mamma spicca il volo fino a battere la testa sul soffitto, e quindi qui si apre una situazione particolare, perché da una parte ci sarà il babbo che sarà inevitabilmente spaventato, impaurito, e probabilmente griderà, impazzirà, e il bambino piccolo invece avrà una reazione completamente diversa e opposto, cioè indicherà la mamma e sarà molto divertito, stimolato, eccitato. Quindi l'impegno che voi dovrete assumere nei prossimi minuti sarà quello di essere proprio bambini e divertirvi ed essere voi stessi nella pratica, nell'esperimento che stiamo per fare. Tutto qua, ora passo la parola all'Eleonora che vi spiegherà meglio. Allora, buon pomeriggio, io intanto sono molto contenta di essere qua. E dunque, io sono Eleonora e vi racconto un po' di me brevemente. Mi sono laureata alla triennale presso l'Università di Firenze, qui poi la magistrale l'ho conseguita a Pisa, e durante il percorso universitario ho avuto modo di appunto fare due tirocini con Guido e appunto impegnarmi nella realizzazione del Filoso Festival per più edizioni. Poi mi sono riscritta all'Università di Firenze perché mi interessava molto questo corso di perfezionamento sulla filosofia, appunto for children, che è un'attività filosofica che nasce in America negli anni 70. L'ideatore è Matthew Lipman, che era un professore di logica alla Columbia University, e in pratica lui si domanda come poter aiutare i ragazzi fin dall'infanzia a educarli al pensiero e a mettere in atto quello che lui definisce il pensiero complesso. Praticamente è imparare a pensare, e quindi il pensiero complesso per lui è costituito da una parte critica, valoriale e anche cognitiva poi. Quindi quello che faremo noi oggi insieme è trasformarsi da un gruppo di persone che oggi sono qui perché appunto stanno facendo un percorso e hanno degli interessi in comune, a una comunità di ricerca dove appunto ragioneremo insieme sul reale. Lo faremo con un metodo filosofico, e la differenza praticamente dal ragionare in maniera filosofica o no, è che l'atteggiamento del filosofo è un continuum, nel senso che non produce mai un prodotto definitivo, ma è un continuo interrogarsi sul reale, su ciò che lo circonda.
e lo fa sempre in maniera critica, appunto. E è un atteggiamento che porta abbastanza anche a inquietudine, un modo di stare nel mondo, no? E quindi proveremo insieme a fare questo. Non sarà una lezione frontale in cui appunto qualcuno vi propone un contenuto filosofico, in questo caso, che voi cercate di fare proprio, no? E assimilare, ma in realtà non ci sono contenuti preposti e quindi il contenuto della nostra lezione lo creiamo insieme e voi sarete gli attori principali di questa lezione. Quindi partiremo dalla lettura di un breve brano e ci sono ovviamente delle regole in questa comunità, nel senso che si parla una alla volta, cerchiamo di ascoltarci il più possibile e si parla per alzata di mano, in linea di massima, no? Così ci si autorevoliamo poi man mano. E il brano lo leggiamo tutti, per cui un pezzettino per uno, non c'è una regola precisa, in genere ci fermiamo in base alla punteggiatura, non so, c'è un punto uno si ferma, però non c'è una regola precisa, l'importante è tenere in considerazione che tutti più o meno devono leggere. Quindi adesso io vi consegno un brano, prima vi chiedo però di indossare un cartellino che farò anche per me, ho portato delle spille da paglia sperando di non bucare nulla, e dovete scrivere il vostro nome. Allora, scusate, l'ho messi qua, sì. Allora, distribuitevi di pure. Poi uno si avanza, ve lo ripassate, vi do i pennarelli, se avete anche delle penne magari utilizzate le stesse per me. No, io non fa nulla. Non lo so. Allora, se per voi va bene inizio io e poi seguiamo magari il giro, Allora, il parco del pensiero di Maria Tipper. L'ingresso è costituito da un cerchio enorme.
Si deve attraversare questo cerchio per poter entrare. Si deve passare oppure saltare sopra l'acqua. Maria e Tipper non trovano difficoltà. Sono in giro insieme. Hanno percorso tutta la strada e adesso si trovano davanti al parco del pensiero. Un salto sopra l'acqua e sono dentro. Nel parco vedono delle forme fantastiche. A sinistra ci sono i cespugli e dei piccoli problemi e Tipper ci si avvicina subito. A Tipper piacciono i piccoli problemi e adesso sta sniffando lì in mezzo. Maria non li ha nemmeno visti questi cespugli. Tipico per Maria, i piccoli problemi nemmeno li vede. Maria è rimasta dalla parte destra e dopo un po' si è persa nel bosco dei grandi problemi. Questo è speciale per Maria, ingrandisce tutto. Quando per un momento Maria non sa una cosa, non sa più niente di niente. Maria corre da un albero gigante all'altro nel bosco dei grandi problemi. Ha perso completamente la testa. Allora, grida ripetutamente. Mariuccia, Mariuccia. Tipper sente le sue urla, ma si è appena fermato vicino a un cespuglio dei piccoli problemi, con delle bellissime forme. In tutta calma si mette a cercare Maria. Maria, stai attenta a dove cammini, dice Tipper. Le prende la mano e la tira fuori dal bosco dei grandi problemi. Non fa per te, dice. Adesso si trovano insieme davanti al prato dei fiori delle domande. Ogni fiore porta una domanda diversa. Ci sono delle domande piuttosto bizzarre, come ti puoi mettere seduto sul retro della luna? Oppure, quanti problemi hai in un giorno? Tipper indica il laghetto circondato di canne di giunco. Lì stanno insieme tutte le cose che assomigliano a delle altre. Maria non osa più neppure aprire gli occhi. Ci sono troppe cose da vedere e da conoscere nel parco del pensiero. Voglio andare a casa, esclama. Maria entra dal panico. Non riusciremo mai ad uscire di qui, ci siamo persi per sempre. Tipper ride. Questo vale per adesso, ma dopo non più. Guardiamoci soltanto un po'. Guardiamoci soltanto un po' intorno, poi salteremo di nuovo sopra l'acqua per uscire dal cerchio. Allora, vi chiedo se avete piacere di leggere una seconda volta. Allora, ripartiamo. L'ingresso è costituito da un cerchio enorme. Si deve attraversare questo cerchio per poter entrare. Si deve passare oppure saltare sopra l'acqua. Maria e Tipper non trovano difficoltà. Sono in giro insieme. Hanno percorso tutta la strada e adesso si trovano davanti al parco dei pensieri. Un salto sopra l'acqua e sono lenti. Nel parco vedono delle forme fantastiche. A sinistra ci sono i cespugli dei piccoli problemi. E Tipper ci si avvicina subito. A Tipper piacciono i piccoli problemi e adesso sta sniffandoli in mezzo. Maria non li ha nemmeno visti questi cespugli, tipico per Maria, i piccoli problemi nemmeno li vede. Maria è rimasta dalla parte destra e dopo un po' si è persa nel bosco dei grandi problemi. Questo è speciale per Maria, ingrandisce tutto. Quando per un momento Maria non sa una cosa, non sa più niente di niente. Maria corre da un albero gigante all'altro, nel bosco dei grandi problemi. Ha perso completamente la testa. Grida ripetutamente. Mariuccia, Mariuccia! Tipper sente le urla, ma si è appena fermato vicino a un cespuglio dei piccoli problemi, con delle bellissime forme. In tutta calma si mette a cercare Maria. Maria, stai attenta a dove cammini, dice Tipper. Le prende la mano e la tira fuori dal bosco dei grandi problemi. Non fa per te, dice. Adesso si trovano insieme davanti al parco di fiori e la domanda. Ogni fiore porta una domanda diversa. Ci sono delle domande piuttosto bizzarre, come ti puoi mettere seduto sul retro della luna? Oppure quanti problemi hai in un giorno? Tipper indica il laghetto circondato di canne di giunco. Lì stanno insieme tutte le cose che assomigliano alle altre. Maria non osa più neppure aprire gli occhi. Ci sono troppe cose da vedere e da conoscere nel parco del pensiero. Voglio andare a casa, esclama. Maria entra dal parco. Non riusciremo mai ad uscire di qui, ci siamo persi per sempre. Tipper ride. Questo vale per adesso, ma dopo non più. Guardiamoci soltanto un po' intorno, poi salteremo di nuovo sopra l'acqua per uscire dal cerchio. Ok, ora vi chiedo di mettere il testo sotto la sedia, dietro la schiena, insomma, dobbiamo usarlo più, dove vuoi. Prego, ma aspetta, me la vengo. Ok, adesso vi chiedo ad ognuno di voi di formulare una domanda sul testo, una domanda che vuole fare anche agli altri, oppure che ha suscitato, l'ha stimolato.
ma questo testo è tutta una metafora. Cioè... Ok, domanda. È un po' tutte e due. La vogliamo mettere come affermazione o come domanda? Tua affermazione, vai. Cioè, affermazione. Secondo me sì. Poi dice anche dei piccoli problemi, grandi problemi. Questo testo è tutta una metafora. Ok. Ah, oddio, scusa, c'è ragione. Non ci sono domande giuste o sbagliate. Ci sono solo curiosità. Fare una domanda stasera, posso farla? Sì. Hanno chiesto perché avete le etichette con i nomi. Allora. No, questo perché in questo modo ci identifichiamo, perché non sempre avremo a che fare con un gruppo classe, ora in questo caso loro si conoscono, però a volte no, non sappiamo sempre chi abbiamo di fronte all'interno di questo cerchio, quindi anche se ci guardiamo negli occhi e cerchiamo appunto di conoscerci in questo modo, ebbene almeno identificarci con il proprio nome durante anche la discussione è comodo anche da un punto di vista pratico. A cosa si riferisce il bosco dei grandi problemi e dei piccoli? Non mi ricordo bene il... Ai problemi della vita. Insomma, cioè sì, volevo sapere magari... Si riferisce... Sì, lo so che è una risposta, ma volevo sapere da loro cosa... Quindi a cosa si riferisce? Dimmi il bosco dei grandi e dei grandi problemi e quelli dei piccoli. Ma io posso anche rispondere... Cioè, ai problemi della vita... forse magari è un po' stupida come domanda. Però. No. Il bosco dei grandi e piccoli problemi? Sì. La vita penso sia per entrare, cioè il posto. Ok. Allora, abbiamo parlato di una parte sinistra e di una parte destra. Nel mezzo cosa c'è? Il bosco dei grandi più belli. Dei piccoli. Ok. Cosa rappresenta la pozza da saltare per entrare nel bosco dei pensieri? Va bene se metto cosa rappresenta la pozza? Sì, certo. Dei pensieri. Era dei pensieri, non dei problemi. No, quello è il no. Ah, no, okay, dei piccoli problemi. Poi c'è il bosco dei pensieri. Ok. Andrea? Si tratta di un ingresso a forma di cerchio, ma ingresso a cosa? Perdonatemi per la scrittura che già non è il massimo e poi... Allora, loro devono, per entrare in questo posto devono saltare nell'acqua, giusto? Sì. Com'è che riescono ad uscire da questo posto saltando? Cioè, di solito entro, vado così e poi torno indietro, faccio qualcosa di opposto, non faccio la stessa cosa. Ok. Come riescono ad uscire? Quindi, esatto, possiamo mettere come riescono ad uscire? Sì. Sì, ma si sa che per salti per entrare e fai uscire. Però forse la vita, cioè, rappresenta la vita. Il laghetto cosa rappresenta? C'è un laghetto sulla pozza. Il laghetto cosa rappresenta? No. Ma che è la pozza, no? È la pozza? Ah sì? Sì, è la pozza, è la vita come laghetto. Ah, scusate, ho fatto la stessa domanda. Chi manca? Manca qualcuno che la vuole fare matte?
quando vuole. Che rapporto c'è fra Tipper e Maria? Cosa rappresenta il fiore delle, domande? Tipper e Maria. Sì, chi sei? Io ho capito. Non c'è nulla di sbagliato, può essere, ognuno lo interpreta, però ragioniamo insieme dopo. Prima dobbiamo scegliere una domanda comune, quindi il lavoro che faremo adesso brevemente è individuare i punti in comune che le domande che abbiamo formulato hanno. Gabriele, aspetta, dopo te lo faccio fare. E dobbiamo sceglierne una unica. Non ce la fa. Ora ha avuto questa fase di interpretazione, la deve dire. Però aspetta, tieni la bada un attimo, va bene? Allora, cosa vedete in comune fra tutte queste domande? Giulia. Cercare di trovare cosa rappresenta ogni cosa, cioè di dare un significato a ogni cosa, mi sembra. Quindi il termine rappresenta, no? Lo ritroviamo qua. Fondo. No, lo ritroviamo qua. Sì, lo ritroviamo qua. Okay. E anche a cosa si riferisce, credo, se non è. Non lo so. Bene. Se non sbaglio. Sì, può essere tranquillamente assimilabile. Poi. Io vedo anche questo. Cosa? Cosa c'è? In mezzo cosa c'è? Anche nella 3. No. Sì. In mezzo cosa c'è? Sì. Ok, quindi. Osservazione. Più che altro le domande si dividono un po' fra. Anche cerchio. Anche cerchio. Anche il cerchio. Fra quello che. Cioè, alcuni stanno cercando di dare un po' un contesto alla storia, mentre altri stanno cercando di dare l'interpretazione. Questa è la cosa più fatta, mi era venuta in mente. Ok, allora, ora insieme dobbiamo cercare di decidere che taglio dare a questa discussione. Allora, il metodo che io propongo è quello di votare la domanda che ci ha suscitato interesse, ovviamente possibilmente non la nostra, quindi quella dei nostri compagni. Poi vediamo a voti dove arriviamo e insieme scegliamo una unica domanda che possiamo anche un po' riformulare. Ok. Io voto la 6. Come riescono ad uscire dal cerchio? Io la 8. Che rapporto c'è tra Tipper e Maria? Anch'io l'otto. Possiamo votare in due? Sì. Io ho la 5 e la 8 anch'io. E la 6. Sì, anch'io la 6. Un'altra 6. Non posso votare un'altra. Giulia, certo, bisogna scegliere. Siate istintivi. Quello della famiglia? No, quello del mezzo. Cosa c'è nel mezzo? Non l'avete la parte. Non puoi scegliere. Non l'avete fatto. Chi è che deve votare Fatima? La... Andrea? La... Io 5. E se posso usare il 2, giusto? Allora io anche la 3.
Abbiamo parlato di una parte sinistra, di una parte destra e in mezzo cosa c'è, ok. E andrei per la 7 e la 8. Effettivamente anche il 7, effetto. Nessuno l'ha calcolato, ma è stato anche la 7, visto la parte solo una. Sì, io penso. Giusto? Sì, la stessa modo. La 7 e la 2. Quindi queste possiamo fare anche così, ma... Mi metti anche la 7 a me, per favore. Chi manca? Non so cosa vuoi. Boh, per me è differente. Boh, ti astieni. Mi astengo, se no la macchia. La 2? Sì. Come mai? Perché secondo me è la chiave del test. È la chiave del test. Quindi vince? Quindi vince la 8. Siamo tutti d'accordo più o meno? Ora apriamo il piano di discussione. Allora, questo tipo di attività lo fate anche alle scuole elementari per caso? Anche alla Madonna. Noi l'abbiamo fatto lo stage con i bambini alle scuole elementari. Io proprio nella stanza morbida all'Anna Frank, non so se... Infatti poi dopo magari riserviamo 10 minuti per vorrei sapere insomma dopo se vi è piaciuto o no e per capire se avevate già avuto esperienza. Sì, no, noi uguale, tra l'altro c'è proprio scritto agenda e piano di discussione perché la ragazza che... Elisa mi pare si chiamasse, non so se... Può essere magari una faccia Elena... aveva... alla mia si chiama Elisa. Elena Francescon. Ah, sì, forse è la maestra, molto bene. Che rapporto c'è, abbiamo detto? Tra Pippo e Maria. Ma non ti può andare. Pippo e la Maria, cioè, dai, non puoi dire che non puoi dire. Ma è Pippo e Sniffa. Allora. Sniffa. Dai. Dai, adesso puoi andare. Allora. C'era qualche allusione. Ok, vogliamo provare a rispondere. Io ora provo a sedermi, ora ce la Giulia. Secondo me, cioè, tra. Secondo me Tipper tra i due è quello che riesce a dare. Cioè, riesce a regolare di più. Cioè, nel senso che riesce a. È una sorta di mediatore tra l'eccesso di sentimenti e di questo aumento del. Sì, esatto. Cioè, una sorta. Di mediatore. Sì, forse mi è venuto pure in mente che Tipper è qualcosa di più interno a Maria. Cioè, che. Come la coscienza, il subconscio, sì, qualcosa del genere. Io. Che comunque riesce a mediare i sentimenti e l'eccesso di sentimenti che le prova. Cioè, anche viene detto che lei riesce a accentuare tutto, no? Cioè, accentua tutto, che ingrandisce tutto. Quindi, se non metti per riesce a portarla sul terreno, non lo so. Ok, quindi. Per me, Tipper è quello che mediatore, nel senso che abbiamo detto. Ok. Siete d'accordo? Secondo me sono la stessa persona. Sono la stessa persona. Questo bene nella figlia di Gabriele. Io vi ho detto sono fratello maggiore e sorella minore. Anch'io li identificavo come due persone differenti fra loro, non necessariamente come fratello maggiore e sorella minore, semplicemente una persona che ha compito di riportare magari alla realtà dei fatti l'altra persona, in questo caso Maria, quando divaga troppo la riporta un po' alla realtà. Sì. Quando un bambino mi sta
Sì, mamma, io non può essere una cosa se questa cosa come bambini, so che non. Ma perché? Perché Maria ha bisogno di tornare alla realtà? Perché ha bisogno di tornare perché alla realtà? Per affrontare le... Ok. Si era persa nel bosco grande. Di quella riporta, sì, triste, vabbè. Tipper... Ma poi il tipper non dice che ha sempre grandi sue cose. Sì, esatto, io dice uno. Ok, quindi... Sì, meglio staccare la diretta. Se vuole aiutare più cioè a razionalizzare, più che altro. L'aiuta a razionalizzare. E comunque anche il cerchio può rappresentare una dipendenza, ha un inizio ma non ha un finale. Bisogna ascoltarlo. Sì, ma sono dei bambini, non pensano che stai parlando troppo. Ma chi ha detto che fanno un po' di testi? Allora, ragazzi, parlate una alla volta, se non ci si capisce non riuscite neanche a ascoltare. Non focalizzate il fatto che è un'attività per bambini, cioè ci possiamo leggere tutto liberamente, purché si riflette in maniera... Quindi, Gabriel, spiegami questa cosa. No. Si era persa nel bosco grande. No, no, no. No, è inutile. Cioè, partiamo dal presupposto che c'è un bosco grande e un bosco piccolo. Sì. Ci sono due boschi. Il bosco dei problemi grandi e il problema piccolo. Il problema grande può essere una dipendenza fuori controllo, un problema piccolo può essere anche un uso di droghe leggere o semplicemente i problemi della vita. Semplici problemi della vita. Sì. Una persona per evadere dai problemi della vita, come può essere Maria, si perde nel bosco grande, quindi droghe pesanti. Tripper... ormai si chiama così per me, non riesce, cioè la riporta alla realtà, cioè la fa uscire dal bosco grande, però essendo un cerchio che potrebbe essere la dipendenza, perché sì. La dipendenza ha un inizio, un cerchio è equidistante da tutti i punti. Sì, palloni. E essendo un cerchio è infinito, la dipendenza può essere infinita finché qualcuno ti aiuta a interrompere. Quindi, cioè... Tripper la toglie da questa dipendenza. Ci riesce secondo te? No, perché poi ci ricade e forse ci ricadono anche insieme, che può essere la pozza. Ok. E poi poi non me lo ricordo molto. Nel suo ragionamento mi è venuto in mente il fatto che quando lei viene portata fuori dal bosco dei grandi problemi le fa paura poi l'altro luogo dove la porta Tripper, che è, se non sbaglio, il teatro di... Dipendere. Sì. Domande. Comunque qualcosa che è la porta via della dipendenza, e come effettivamente può essere una persona che esce dalla dipendenza, si ritrova, cioè tende a ritornare nella sua dipendenza perché era la sua sicurezza, mentre trovandosi davanti a qualcosa di sconosciuto ed infinitamente più grande rispetto, meno limitato rispetto alla sua dipendenza, può avere paura e tendere poi a tornare a casa. Che altro, appunto, poi via via, non potendo leggere, giustamente inizia a mescolarsi le cose, però quella parte lì, quando esce, se ben ricordo, c'era proprio un momento di spaesamento, e lui le dice, per questa tua interpretazione inizia a tornare, perché lui dice a lei, guarda, ora è così, ma poi sarà diverso, e riuscirai a uscire. È vero. E questo, in effetti, era un bel, dire... Allora, mettendola sul piano più generico, non per forza sulla questione droghe, l'osservazione della Fatima potrebbe essere la stessa persona, invece mi ha fatto venire in mente una cosa, che potrebbe essere sì la stessa persona, ma due lati diversi di una stessa persona. E per dire, ora, almeno prima ho detto questa mia osservazione a Matteo, potrebbe essere solo una cosa che mi sono inventata io, però i nomi, Tipper e Maria, comunque danno l'idea. No, aspetta, aspetta. Sì, sì. Maria è un nome di persona. Tipper o Tripper, come lo vuoi chiamare, non è un nome di persona, dà più l'idea che sia un animale, quindi che tenda a vedere, per dire, uno che vive con animali a contatto tutti i giorni, che ha un animale domestico, sa che un animale si preoccupa più che altro dei problemi della giornata, cioè adesso ho fame, adesso mangio, questa è la cosa. Quindi diciamo che il Tipper è quello che si preoccupa più di... qualcosa di più concreto, comunque si ritrova davanti, mentre Maria, che va verso il bosco, va direttamente così verso il bosco senza curarsi dei problemi piccoli, è comunque
un atteggiamento più di riflessione, più teso probabilmente al futuro. Ok, quindi posso trascrivere quello che hai detto in Tipper, si preoccupa più del presente. Più del presente, mi immagino, sì. Non sapevo come metterla più brevemente. Più del presente, e mi sembra di aver capito, anche più legato a cose concrete. Sì, allora ho detto concrete nel senso cose che si vedono e che si risolvono subito. Ok. Generalmente piccoli problemi. Io Tipper lo vedo, anche io concordo con lei, ma lo vedo più come, più che un animale, tra virgolette, come se Tipper fosse la coscienza di Maria, che lei invece di pensare ai problemi della vita reale va e, tipo, tornando al coso della droga, si butta nelle droghe, nell'alcol, in una dipendenza qualsiasi per non pensarci, e Tipper cerca di tirarla fuori, quindi la sua coscienza che sa che quel mondo è sbagliato, esatto. Ok, quindi è simile un po' a quello che aveva proposto Giulia, no? Non so, è qualcosa di interno a Maria, no? Media con la sua paura di... Esatto. Ok. In qualche modo però è riuscita a collegare tutto. La questione che per non pensare ai piccoli problemi finisce nel posto grande. Ok. Sì, Giulia, però cioè, ripensandoci, secondo me, lei non è che non ci vuole pensare ai grandi problemi, lei trova ogni scusa per pensare ai grandi problemi, cioè che magari un piccolo problema riesce a trasformare in un grande problema. Quindi vuole pensare ai grandi problemi. Magari si ritrova davanti un problema che non è un grande problema, però lo fa diventare un grande problema, perché come c'è scritto, cioè avendo scritto lei riesce a ingrandire ogni cosa, quindi secondo me lei fa diventare un piccolo problema un grande problema. E secondo me riprendo il fatto che Tipper sia una perfetta metà tra Maria che si divide tra il cercare di uscire completamente da questi problemi e la Maria che cerca totalmente di prendersi di questi problemi. Ok. Volevo chiedervi una cosa. Gabriel prima ha dato una definizione personale di grande problema e piccolo problema. Per cui mi piaceva chiedervi che cos'è secondo voi un grande problema o un piccolo problema. E che cos'è un problema? Un grande problema è un qualcosa che, cioè, è quasi impossibile da uscirne, anzi forse è anche impossibile. Un piccolo problema basta metterci per uscire. Allora, quindi posso mettere che un grande problema spesso non ha soluzione. Sì. Perché ovviamente se è un problema del tipo, non lo so, è mancata una persona a me cara, non potrò aiutare, cioè non potrò riportarla a me, un esempio. Invece se è un piccolo problema del tipo oggi o per sabato sera non ho soldi, fa conto, cioè è la prima cosa che mi viene in mente. Quindi il piccolo problema solitamente è una soluzione. O una cosa temporanea. Arrivo subito, ragazzi. Ed è una cosa temporanea. Penso che ci si ok, sì, prego, un altro pensando che un grande problema è una malattia di quelle proprio anche degenerative da dire comunque, cioè, che non sono uguale, cioè è un esempio, è uguale a come sta facendo Gabriel, è un piccolo problema, ne so finire i biscotti, cioè proprio cose molto futili, cioè che rispetto a, cioè, per esempio una malattia, cioè, tutta un'altra cosa, nel senso. Ok. Per me non si può dare una definizione né di problema, né di piccolo, né di grande, perché è estremamente soggettivo. Per me può essere un grande problema, magari, uscire di casa senza 50, cioè con 50 centesimi in meno, per altre persone può essere indifferente. Quindi non si può dare. Cioè, su una scala da 0 a 10 per capire quanto è grave un problema e quanto no. Quindi non si può dare una definizione, no? Ha detto Fatima. Per avere uno dei cinque sensi se vi dai una scala da 0 a 10 quanto è. Quindi è una cosa soggettiva. Giù, vai. Cioè, secondo me sì, riprendendo quello che ha detto Fatima, è completamente soggettivo e secondo me dipende anche tanto dall'esperienza di vita che una persona ha avuto. Cioè, quante bastonate in faccia si è beccata, quanti sacrifici ha dovuto affrontare, e quindi lì secondo me dipende tanto, perché una persona che dalla vita che non ha avuto tanto di concreto per cui stare tanto male, credo che abbia meno
cioè credo che un piccolo problema sia nulla, è un grande problema, sia qualcosa da affrontare, ma non una cosa così gigantesca. Una persona che magari si becca tante bastonate in faccia ha un grande, no, ho scambiato, un grande problema non è nulla. Ok, quindi dipende dalle esperienze che hai vissuto, cioè da quante sofferenze hai avuto in tutte le tue vite, credo. Ok, vai, faccio parlare, decidete voi, sempre tornando al fatto della soggettività, sì. E legandomi a Gabriel, che prima diceva che ad esempio un grande problema può essere un qualcosa che non ha una soluzione, che quindi automaticamente diventa duraturo, mm-hmm. E in realtà un grande problema può essere anche una difficoltà che tu hai in un giorno e che in quel giorno ti crea un grande problema. E quindi c'è, non è che sia solitamente. Quindi un grande problema può essere anche risolto. Cioè, non si risolve, perché non si risolve, però una volta finita quella giornata, scusa, non è più un problema. Cioè, non ha effettivamente una soluzione, perché tu in quella giornata non riesci a risolverlo. Ma dato che ti crea problema, cioè dato che esiste solo in quella giornata, non ha soluzione, ma è limitato. Limitato in uno spazio temporale. Sì, però secondo me anche un grande problema è un problema che... limita anche la tua stessa esistenza. Sì. Una cosa, io volevo fare un'aggiunta. Anche secondo me un grande problema può essere una cosa più odierna, tipo prendendo il fatto di prima delle dipendenze, tipo per un tossicodipendente un grande problema è trovare la dose per quel giorno e finché non la trova non riesce a darsi pace. Un piccolo problema può essere avere una casa, che per lui viene dopo trovare la dose per quel giorno, okay, per esempio. Quindi ti posso riportare nella parte che sì, ti stia esatto, una cosa sì, esatto. Allora, secondo me un problema come definizione è un cambiamento nella nostra routine quotidiana. Boom, wow. Allora, un problema è dato da una rottura del quotidiano. Sì. E da qui credo sia anche molto più semplice dare una definizione di grande o piccolo problema, perché sia un grande problema quando si interrompe la propria routine e bisogna dedicare molto tempo a quel cambiamento. Quindi più tempo dedichiamo a un cambiamento, più grande è il problema, meno tempo ne dedichiamo, più è piccolo. Me lo ripeti, scusa, più tempo? Più tempo dedichiamo al cambiamento che ha interrotto la nostra routine, sì. E più il problema è grande. Meno ne impieghiamo, più è piccolo. Ok. Giulia? Secondo me però una rottura del quotidiano per forza non è data da un problema. Cioè può essere data anche qualcosa di molto bello. Cioè, non per forza è un problema, no? Sì, però, cioè, nel senso, una rottura del quotidiano. Io mi sveglio ogni mattina alle 6:10, quel giorno mi sveglio... Alle 9. Nevica, no, non c'è scuola. Non c'è scuola, rimango a letto fino alle 11:30, no, oppure... Era un sottoinsieme, cioè, non tutti i cambiamenti sono problemi, ma tutti i problemi sono cambiamenti, secondo me. Sì, ok, quello sì. Allora, tutti i problemi sono cambiamenti. No, non tutti i cambiamenti sono problemi. Wow. Il dottor sottile, però. No, tutti i cambiamenti. Sono problemi. Ma quando ho letto la cosa mi rendo conto di aver dato, forse per una deformazione professionale, un'interpretazione completamente diversa del significato del problema, no? Perché quando studiavo filosofia per me un problema è innanzitutto una domanda, e non, invece qui si dà l'interpretazione del problema nel senso di una rogna, che è l'interpretazione che dava Gabriel, e su quello l'avrei seguito tutti. E mi ha colpito perché sono abituato a pensare ai grandi problemi, come appunto i grandi problemi della filosofia, che come le grandi donne magari non hanno una soluzione, però ecco, questo è, non so se c'è veramente qualcosa del genere che ha scritto la cosa, però è interessante che invece si vada sulla
sulle rogne, ecco. Che sono le cose alla fine più importanti da affrontare poi. Io invece l'idea del problema la vedo più sul termine di necessità e desideri. Cioè quello che può essere una necessità appunto più impellente per dire soddisfare i bisogni primari, ma può non esserlo per qualcun altro, proprio perché come abbiamo detto è qualcosa di soggettivo. Per me un bisogno, diciamo un grande problema può essere cercare di arrivare in orario sempre a scuola perché io ci tengo tantissimo a essere puntuale e una cosa del genere, per qualcun altro può non esserlo. Un piccolo problema per me può essere, come ho tirato fuori Fatima, uscire di casa un 50 centesimi in meno, per qualcun altro invece può essere un grande problema. Quindi per una questione di necessità e di, diciamo, sicurezza personale. Però la sicurezza la farei rientrare comunque tra le necessità. Quindi posso... Sì. Ok, vi volevo fare una domanda. Abbiamo definito il problema e ha iniziato Gabriel a definirlo. E quindi grande problema, eccetera. Abbiamo detto che per il grande problema spesso non c'è una soluzione, no? Io vi volevo chiedere però, secondo voi, che cos'è la soluzione di un problema? Quando è che un problema è risolto? Quando se si ripresenta, se è un affrontare. Oggi sono un grande problema. Però se è un grande problema, invece non la soluzione, dal momento in cui non. Tanto io non concordo in questa cosa. Cioè, quando abbiamo bisogno. Quindi i grandi problemi non ce l'hanno soluzione, siamo sicuri. No, io non concordo. Possono anche averla. Dipende molto dal tempo che ci impieghi e dalla quantità di energia che ci impieghi. Ok, perché tu mi hai fatto l'esempio della morte, no? Ovviamente anche la morte è un problema. Cioè, certe volte può essere anche un... nel senso, la morte può essere anche una soluzione, ma quello torniamo dal fatto della soggettività, quindi è un cane che si morde la coda, quindi è inutile parlare. Ma infatti no, io avevo colto invece nel tuo intervento il fatto che tu ponessi il problema per la persona che rimane, non tanto per la persona sì. Che se ne va. Sì. E quindi come se la soluzione a quel grande problema potesse essere soltanto riportare in vita la persona che non c'è più. In realtà ti chiedo, c'è un'altra soluzione secondo te per elaborare un lutto, ad esempio? Affrontarlo. Cioè, affrontarlo in generale e aspettare che il tempo guarisca o cicatrizzi le ferite. Tutto quello. Giulia. Cioè, io credo che ci sia una distinzione da fare sui problemi che possono essere risolti col passare del tempo senza fare nient'altro e problemi che possono essere risolti con, cioè, essere attivi. Cioè, che nel senso, un problema che è, magari deriva da una malattia che tu hai e magari hai la febbre e una febbre molto forte, va bene, puoi prendere medicine, quello e quell'altro, ma se non lasci passare almeno 3 giorni... la febbre non se ne va. Quindi credo che un esempio come la febbre, cioè un problema che devi fare in modo che il tempo passi su quel problema. Oppure non lo so, ti ha lasciato il ragazzo, stai malissimo, dopo 2 mesi o anche 3 o anche 4, non so, quello è molto soggettivo, il dolore che ti ha creato questa rottura passa. E magari poi c'è un problema che è, non lo so, mi si è rotta la macchina, non è che se sto lì a aspettare un'ora la macchina si ripara. E quindi hai bisogno di fare qualcosa per fare in modo che si ripari. Quindi a volte c'è bisogno di essere attivi, a volte no. Io non metterei la fine delle relazioni fra le cose per cui basta solo a te. No, ok. Magari ho anche un'altra età e quindi... Sì, esatto. Io me lo parlavo di necessità. Ho visto come va a finire dopo molti anni, ecco. Ma la parola di necessità e desideri, perché comunque è una situazione, un problema in generale che comunque crea disagio, quindi... Tecnicamente un problema è risolto quando il disagio creato dalla situazione è sparito o ridotto al minimo. Per dire appunto il dolore per una persona che è scomparsa può essere ridotto al minimo, solitamente non se ne va mai del tutto. Beh, secondo la mia teoria un problema è risolto quando si rientra nel quotidiano.
Oppure quando ci si avvicina il più possibile al quotidiano, come diceva Andrea. Ti faccio una domanda, no? Avviene questa rottura del quotidiano che ti crea, abbiamo detto, un problema. Quando rientri nel quotidiano, secondo te sei sempre la stessa persona di prima? Il quotidiano è sempre lo stesso, oppure la rottura quotidiano ha portato dei cambiamenti che... Un diverso quotidiano. Un diverso quotidiano. Magari il quotidiano è lo stesso, ma te non sei lo stesso. Però per te non sei lo stesso, il quotidiano non è lo stesso. Magari il quotidiano, il quotidiano non vuol dire ciò che fa in modo fisico. È il tuo quotidiano. Cioè, nulla si evolve, non è che rimane fissizzato su una cosa. Se no, non hai imparato niente dall'esperienza. E a quel punto non avrebbe neanche... Il quotidiano secondo me impara in modo di cambiare. Sì, ovvio. Ma non sono secondo me, partendo dal fatto che in un problema si sta male, la soluzione si ha quando si sta bene. Quindi è quando, appena ci si rende conto comunque di non avere più magari quel peso sullo stomaco, così, allora si è già trovata una soluzione, oppure semplicemente è passato del tempo e ci si convive. Quindi oggettivamente, tornando al discorso che alcuni di voi appunto puntavano più sul lato soggettivo ed altri invece riconoscevano più un'oggettività, come magari Gabriele all'inizio, no? Perché diceva dopo, se no si è un cane che si morde la coda, no? Quindi c'è un modo per poter definire un piccolo problema, un grande problema in modo oggettivo o no? No, per me no. Cioè, puoi classificare. Cioè, secondo me è ovvio, se ho dimenticato l'accendino e ho le sigarette, non sarà mai allo stesso livello se mi è morto il cane o il gatto. Sì, ma perché dipende da quello che sei. Se sei una persona normale, sana di mente. Se io odio il mio cane, amo il mio accendino. Ragazzi, ma ho capito, se ho perso una gamba, mettiamola così. Non penso che a nessuno piaccia perdere una gamba. O mi puoi dire qualcosa? Prova a dirmelo. Io sono stato zitto. Secondo me quello che dice Gabriel non ha molto... C'è una scala. È come quando ti viene una scala del dolore, quando vai in ospedale. Papà, il dolore è zitto. Perché faccio un esempio abbastanza, cioè, penso banale. Noi occidentali possiamo disperarci perché non abbiamo l'iPhone 10. Vai in Africa, hanno un Nokia che noi magari utilizzavamo negli anni 90, così non so neanche se sono lì. E loro sono felici, noi no. Per noi quello può essere un grande problema, per loro in realtà non avere un iPhone. Quindi c'è anche una sfaccettatura culturale, sì. Sì, allora vedi, Ma li classifica. Non è che poi allora le faccio una contestualizzi. Basta che contestualizzi una persona. Quando una persona muore, almeno così credo sia, ci si mette sui fiumi giorni prima, perché volevo la risposta completa. Ci si prepara alla morte, non è una cosa da cui scappare, ma una cosa da accogliere. Quindi nessuno si dispera. Noi ci disperiamo. Come fai a classificare una cosa del genere? Esatto, come tipo in Iran, prima che più quando muore mio nonno, dopo 40 giorni lo disperi mia mamma. Perché in quei 40 giorni puoi solo piangere e non puoi. Devi stare in casa 40 giorni vestita di nero. Io, cioè, per rimarcare la soggettività del per rimarcare la soggettività di un problema, allora una persona che non gli è mai morto, cioè una persona normale tra tantissime virgolette, che poi anche quella definisci una persona normale, fatto sta che cioè nel senso una persona normale, no, ok, gli muore un gatto, gli muore il cane, sta malissimo. Una persona che magari gli è morto, che due anni prima gli è morta la mamma, poi nel stesso momento gli è morta la cugina, la zia, la nonna, la morte del gatto non so quanto possa fare, si è male. Quello di sicuro, però è questa la soggettività di un problema. Cioè una persona che gli muore un cane, poi ci sto malissimo. Una persona magari gli è già morto una mezza famiglia, per la morte del gatto non so quanto possa starci. Infatti sto dicendo che è un problema, un grande problema comunque, nel senso
è grande problema quando si presenta per la prima volta nella vita, se sai già come affrontarlo di conseguenza è un piccolo problema. Eh no, invece, no, perché se a me muore la volta. Ma è lo stesso discorso che avete fatto. Ma no, perché se a me mi muore la mia nonna, la prossima nonna che mi muore mi sto bene. No, ovvio, però se voglio dire. Però se come affrontare. No, perché no. Starò male lo stesso, piangerò e tutto quanto. È come se mi muore una nonna o mi muore il babbo. Io non ho più nonni. Nemmeno io, ma ne è rimasta una, voglio vedere la prossima, quando mi muore questa come sto bene. Ma ovvio, non stai bene, però ci però sei abituata. Però non so come affrontare, no, l'ultima volta che l'ho salutata sono stata una merda, scusate. Cioè, capito? Sì, no, io forse ho capito quello che intende Gabriel, cioè lui intende se mi è già successa tipo un dolore grande o me la morte di una determinata persona, mettiamo i nonni, che mi è morto un nonno, e a distanza di poco se ne muore un altro, sicuramente non stai bene, perché comunque stare bene alla morte di una persona cara non è materialmente possibile. Però magari, visto che ci sei già passato, su cosa si prova, uno magari sa anche dove appendersi, comunque dove aggrapparsi, quando magari sta più male, non lo so. Io l'ho interpretato così, come insomma. Ok, mamma. No, mi sono inventato lui. Interessante, siamo arrivati ad appunto i grandi problemi di affrontare i lutti. È interessante questa cosa delle diverse culture, perché c'è chi dice che se dovessimo misurare le culture, no? Qual è meglio e qual è peggio in base a come affrontiamo i lutti, gli occidentali sarebbero all'ultimo posto, sarebbero almeno la cultura meno brava a fare questo, e questa è una cosa che mi è venuta in mente. Per quanto riguarda vari esempi, mi ha colpito quello che hai fatto te, Fabrizio, che se ti muore prima un caro e poi il gatto, ok? Affrontare il gatto, la bella illusione. No, non mi ricordavo, se ne interrompi tantissimo, quindi non mi ricordavo quello che ha detto. In realtà può succedere invece che due lutti, anche se poi il gatto magari ti riporta al lutto precedente, magari di un genitore. E anche a proposito di evolversi, anche in tale età, ok? Anche agli adulti succede, anche adulti over 50, diciamo, può succedere che ovviamente un lutto over 50 di solito l'età in cui si affronta il lutto dei genitori, no? Salvo appunto. Di solito si affronta verso i 50, 60, così. E anche a quell'età non è detto che lo affronti bene quello, perché magari affronta altro, magari anche gli amici, no? E non è detto che affrontato quello, perché io ci ho in mente un caso particolare, è chiaro, in cui poi a stretto giro, nell'arco di un anno, la morte del gatto faceva in qualche modo riaccendere tutta la cosa precedente e addirittura si affrontava ancora peggio. Perché risvegliava, perché tutto un contesto particolare è per l'appunto anche la. Quindi l'evoluzione non è scontata, cioè ci possono essere evoluzioni o percorsi comunque sì, contorti veramente. Però prima o poi qualcuno arriva. Questa è un po' di cosa non ho. Certo, col passare del tempo magari se mi è morto un caro un determinato giorno, dopo un anno. Se me ne fai parlare una settimana dopo mi si rompe la gola, se me ne fai parlare dopo un anno ci sono riuscita a conviverci. Questo sì, certo, però la prossima volta che me ne muore uno io starò comunque male e la cosa sarà la stessa. Magari non dopo un anno, dopo sei mesi riuscirò a parlarci tranquillamente, però comunque ci starò male. Ma infatti un grande problema è come un mare in tempesta. No, poi si calma. Però è vero, cioè realmente. Se non è un problema inevitabile come la morte tua personale, che può essere anche un sollievo, dipende da. Perché è tutto soggettivo, cioè non puoi. Ma questo devi dire. Questo perché sì, no, vabbè, no. Ma. Vabbè. Siamo d'accordo. No, per te c'è un fondo di oggettività. C'è un fondo di oggettività. C'è un fondo di oggettività. Prova a spiegare perché. Invece, perché è interessante, no? Perché poi. È anche difficile da trovare, perché una cosa oggettiva è come il tipo non respiri, muori. Cioè tipo io dimostrabile, tipo, e quindi è oggettivo. Se una cosa non è dimostrabile non è oggettiva, quindi
Vai giù, si guarda, ti stai infognando, è una cosa. Cioè, non, cioè no, secondo me. L'altro giorno ho visto un documentario dove c'era questo signore, cioè aveva 50 anni e più, era un tossicodipendente, e raccontava della sua vita come io mi sono scelta la vita da tossicodipendente. E io sono felice e voglio morire da tossicodipendente. Quando morirò voglio morire di overdose, non voglio morire in un altro modo. Capito ciò che ti dico? Che per lui la morte, magari in quella visione, non è un grande problema, perché lui vuole morire, vuole, in quel modo. Io no, io non ci voglio morire di overdose, scusami, o non voglio morire, tra virgolette. No, secondo me, su questo vai. Per discutere dell'oggettività dei problemi bisogna metterli a confronto. Cioè, prendere due problemi e metterli a confronto. Perché, secondo me, lì... Cioè lì forse riesci a trovare qualcosa di oggettivo. Cioè se metti a confronto, non lo so, mi si è rotta la macchina e sono spersa in mezzo a un bosco, sta avvenendo notte, non ho, il telefono non mi fa, ok. Oppure mi si è rotto il telefono, sono in una piazza piena di gente, lì diventa un problema. E se in mezzo a un bosco magari lì può diventare anche cioè, dove sì, lì se lo metti a confronto, sì, anche però i problemi non li devi mettere a questo è quello che stavo cercando di dire. Scusa, no, infatti era per rendere oggettivi. Cioè sì, cogliere l'oggettività, però è una cosa sbagliata secondo me mettere. Ora finché sono problemi di questo tipo, sì, però dato che stiamo parlando di lutto, mettere a confronto due lutti, anche lì di nuovo subentra la soggettività delle persone. Cioè sì, dipende, non tutti i problemi sono, si possono mettere a confronto e non in tutti i problemi si può cogliere questa vena di oggettività. Quindi anche quindi proprio per questa cosa, che non in tutti i problemi si può cogliere questa vena di oggettività, è ulteriormente soggettiva. Come risolvere il problema c'era anche una domanda. Cioè, sì. C'era questo, esatto, sì. Sempre fino a lì. Elaborandolo da un punto di vista psicologico. Anche questo è soggettivo, ovviamente. Elaborandolo da un punto di vista psicologico e soggettivo, ogni singolo problema. Quindi cioè, c'è, ma anche no, da, ma c'è anche un problema materiale, può essere risolto anche materialmente. Comunque... Sì, ma se ne parte l'intenzione psicologica. Sì, appunto, devi comunque fare un lavoro psicologico. Anche sul fatto ho perso 3 euro, sì, sì, sì. Ce la fai a risolverlo se fai un lavoro psicologico. Anche fine di conseguenza. Si deve cercare. Appunto. Quindi, sì, secondo me è tutto sullo psicologico. Soggettivo. E quindi il psicologico... E quindi è tutto soggettivo. Abbiamo risolto. Quindi, dicevo, c'è sicuramente, proprio per confermare quello che dicevo, c'è sicuramente una cosa che accomuna tutto il modo di risolvere i problemi, ovvero questa componente del fatto affrontiamo psicologicamente, io voglio risolvere questo problema, e non è, cioè, non è detto che poi magari lo risolvi, tu lo risolvi, però entri nell'ottica di risolverlo, quindi questa può essere una cosa che accomuna altri problemi. E che può rispondere a come si risolve un problema, ma è l'unica componente. Ok, se no. Vai. Ma se io ho un problema e non voglio risolverlo, è davvero un problema? Questo vuol dire che secondo me si può dividere grandi e piccoli problemi. Un problema che voglio risolvere, ho intenzione di risolvere, o è grande. Un problema che non ho intenzione di risolvere, ma che ho, è un piccolo problema. Vabbè, no, automaticamente se non lo vuoi risolvere, probabilmente non è un problema. No, invece, perché magari ti crea disturbo, ti crea una rottura del quotidiano che però ti non vuoi risolvere. Ma perché chi se ne frega, però non... poi diventa un grande problema. No, magari no, perché no. Se io ho un taglio, taglio no, non va bene. Ma la natura umana, ragazzi, rimandare ciò che è più fattibile. Ma magari questo lo rende un piccolo problema. Se non magari è una rimandare a dopo. Per quel basta momento... pensare all'inquinamento. Però ci sto cacciando. Prima era un piccolo problema perché c'erano quelle 3 persone che si ammalavano di tumore, hanno detto vabbè, lasciamo stare. E poi ora finisce. Ma magari il problema in quel momento, ai tempi, negli anni 50, no, anni 70, 80, quello era un piccolo problema che poi col tempo è diventato grande, ma in quel perché momento non hanno affrontato. In quella visione del mondo è un piccolo problema. Ma loro, le persone sono egoiste, io guardo il mio, non guardo il futuro di me. Prego ragazzi, le mani, se no non c'è nulla. No, cioè secondo me ci può essere che un grande problema è così grande da riuscire a affrontarlo. Cioè, che poi ti puoi metterci pure. Però comunque ti ci metti, comunque psicologicamente, te sei lì, ma vuoi. Ho questo problema. Ragazzi, se parla, ordinatamente, per favore. No, ormai, bisogna picchiarci. No, dicevo,
cercando di far dire quello che dice lei, cioè il problema, come abbiamo detto prima, dobbiamo contestualizzare. Quindi, come lei diceva, negli anni che hai detto, anni 70, speriamo a caso, in un momento in cui l'inquinamento non era effettivamente, non era il boom, non era, sì, non era come adesso, in quel contesto, quindi contestualizzando questo problema, in quel momento, non era un gran problema. Adesso, invece, contestualizzando questa epoca, è un grande problema. Ma si torna sul... Ma siamo tutti d'accordo che rimandando le cose peggiori e basta? Grazie. Ma questo sì, certo. Sì, questo no, no, non è vero, dipende da cosa. Fammi un esempio. Fai un esempio di una cosa in cui se tu non l'affronti, non sta, in un futuro non puoi scoppiare a piangere, o non bocci, o non muori, o vabbè, o mostri una rotta, io lavoro in un rotto, lo lascio fare perché non lo uso, prendo l'autobus. Scusami, poi ti arriva la multa. No, ho il motorino rotto, ce l'ho in garage. Chi se ne frega, sta rotto in garage. Esatto. Quello è un piccolo problema. Che dici? Anche se lo rimani, non lo ma gli hai detto un piccolo problema. Io sto dicendo un grande problema. Ma i grandi problemi si sa che non le. Boh, ma poi chi lo dice che il motorino rotto è un piccolo problema? Ma poi anche un piccolo problema. Sì, perché io posso dire, perché prima che non è un piccolo problema può trasformarsi in un grande problema. Non sempre. E chi lo dice è grande? Ma io... Può. Scusa Faffi, ma Faffi, tocca la Faffi. Io non volevo dire neanche tutto questo. Se tanto ti vedevo, scusa. No, ma io non volevo... Cioè, io credo che di base non si possa pensare che il rimandare... Cioè, rimandare il problema, secondo me, non possono stare nella stessa frase. Cioè, dal momento che te dici, ok, lo farò, non è un problema, ma è semplicemente una cosa fastidiosa che è lì. Ma non è un problema, perché se fosse stato un problema avresti cercato il modo di risolverlo. Quindi non rimandi mai se hai di fronte un problema. Se no, no, che piccolo o grande sia un problema, sì, cioè, sta qui. No, boh, dipende, no, però, questo è dalle persone che lo esatto. L'affrontare un problema è l'ammettere di avere un problema. Guarda, cioè, non faccio un esempio così banale. Guarda, io quando scherzo ci dicevo, vabbè, poi mi metto a studiare, mi metto a studiare, mi metto a studiare. Però era un già appunto, però era un piccolo problema. Io sapevo che era un problema e che se non avessi fatto niente sarei bocciata. Però... anche consciamente ho detto, vabbè, quest'anno andava così. Cioè. Giusto, Gabriele? Cioè, è stato malissimo per questa cosa, sì, però non riuscivo a mettermi. Tornando al discorso delle dipendenze, cioè. Esatto. Nessuno può dire, cioè, nessuno smette perché si diverte, cioè, appunto, dice, boh, vabbè, sei buono. Cioè, uno quando inizia... quando inizia a avere di solito ripercussioni a livello fisico, mentale, allora lì dice, ma potrei avere un problema. Quindi ti faccio questa domanda. È come se uno sportivo iniziasse a fumare 10 pacchetti di sigarette al giorno, la prima settimana tutto bene, poi... Sì, vabbè, tutto bene, 10 mettiamo al giorno. Poi dopo un mese inizia a sputare i polmoni per terra e allora dice, vabbè, ho un problema, smettiamo. Ok, ti faccio una domanda. La dipendenza quindi è sempre un problema, è sempre... No. Siamo dipendenti da quasi tutto, negativa. Purtroppo stroppia, ma... Sì, la dipendenza è troppo, cioè anche una dipendenza da una persona, anche l'amore può diventare una dipendenza, essendo un quanto dipendenza. Quindi ha sempre beh, un'accezione negativa. Non c'è passare che fammi fa... No. Anche secondo voi c'è sempre un'accezione negativa? No. Pensate alla dipendenza, no, ora lui ha fatto l'esempio appunto della droga, perché della... comunque no, se non si fa qualcosa fa male, troppo tutto fa male. Quindi sì. Sì, se poi non si può rendere conto di qualcosa, sì. Qualcosa che senza quella... Non ci stai. Non ci stai. E, e con quella cosa ti ammazzi stando bene. Cosa allora, scusatemelo. Allora, qui abbiamo detto che cos'è qualcosa che ti piace... Che ti piace per forza? Ti fa stare bene, sì. All'inizio ti fa stare bene, magari. No, ma quando c'è nella dipendenza è già il troppo, che effettivamente è troppo, perché la dipendenza è già troppo. È già in avanti. È già dall'altra parte. Cioè. Non ne puoi più fare a meno. Cioè, non che ti fa stare bene. Cioè, no, ti fa stare bene, ma ne puoi. Non puoi più farne a meno. Scusate, non prendo niente. Ragazzi, certo. Riva le dipendenze. Giulia, vai, tocca a te. No, tocca a te. Per me la dipendenza non ha un'accezione negativa, perché per esempio io fumo, quindi ne sono dipendente, però dato che comunque in questo momento
non lo vedo come un problema. In questo momento? In questo momento io non lo vedo come un problema, non faccio niente per migliorare me, perché ora va bene così. Quando e se mi renderò conto che è un problema, a quel momento dirò ok, basta, fai qualcosa. Quindi fino a quel momento... Ma te sai, comunque... Allora puoi farci stare... Certo che so che è una dipendenza, perché comunque sia ci sono... prove scientifiche che dimostrano che fa male, uno stile più caro. No, di un'accezione negativa lo sai, perché comunque fa male ai tuoi polmoni, fa male alla tua salute. Questo già di principio, quando uno inizia a fumare, lo sa. Ok. Per il tuo esempio che hai fatto, Ma cioè, poi non so se ho capito. Cioè, l'accezione negativa ce l'ha in questo caso l'atto del fumare o l'atto del drogarsi, piuttosto, oppure la dipendenza, nel senso generale, la dipendenza di, su, per qualcosa. Cioè, esatto, cioè io per dipendenza. Io intendo anche la dipendenza in generale, c'è un atto negativo, c'è un'accezione. Qualsiasi dipendenza. Cosa negativa. Perché prendi anche una dipendenza, puoi avere una dipendenza dal lavoro. Ci sono le persone, oppure una dipendenza, non saprei, anche da un determinato cibo, qualcosa. Ma anche da una persona. Sì, anche da una persona. Comunque fa male, anche il troppo lavoro ti esaurisce, troppa carne rossa ti fa venire non so cosa, okay. Il colesterolo. Faccio parlare Andrea e poi Giulia. Cioè, la dipendenza, Giulia c'era prima. Ah, scusate, perdo l'ordine io sempre. No, dicevo che secondo me bisognerebbe partire dal presupposto che è una dipendenza dal momento in cui sogli ciò che scatena la dipendenza, stai male, in ogni caso. Quindi, cioè, se poi più che altro, secondo me siamo semidipendenti da quasi tutto, dal caffè, dal cellulare, dal... Secondo me abbiamo una dipendenza da quasi tutto, ma anche dall'acqua, perché se te non bevi l'acqua dopo tot giorni muori. Se te non stai anche allo stare a sedere, se te non stai a sedere, se stai in chiari 24 ore, dopo muori. Se non dormi, tra un bisogno e una dipendenza, qual è secondo te? Ho bisogno di bere, piuttosto che... La dipendenza è ciò che... Sono dipendente dall'acqua. Cioè, ciò che scatena una dipendenza è una cosa che fa male, secondo me. Un bisogno è una cosa che hai bisogno di farlo per stare bene. Però allo stesso tempo, secondo me, crea dipendenza allo stare bene. Cioè, il soddisfare i propri bisogni che è la dipendenza. Ok. E c'era Andrea. Cioè, la dipendenza non è la condizione per cui ci deve essere qualcosa al di sopra di noi da cui appunto dipendiamo. Vedere dipendenza, se si va a pensare anche per dire al termine dipendente, nel senso capo e dipendente, il dipendente non sta su, non va avanti senza il capo, ma non per questo diciamo ha un'accezione completamente negativa. Per il dipendente sarebbe comunque meglio essere il capo, però diciamo non è completamente negativa. La cosa è che effettivamente la parola dipendenza ha comunque un'accezione negativa, perché ha comunque sotto un'idea di ossessione, o nel caso di una persona ha l'idea di un atteggiamento, diciamo che magari menefreghista non è la parola esatta, però per dire appunto, se si parla di dipendenza da droghe non è tanto appunto la dipendenza in sé per sé, può essere anche la dipendenza in sé per sé a certi livelli, però è soprattutto l'effetto che produce, cioè distruzione della persona. L'effetto della dipendenza invece in sé per sé può essere, per dire, distruzione dei legami di questa persona con altre persone che invece gli erano vicine. Scusa, mi sto facendo così. No, io ieri quella cosa che è una dipendenza di levare dei legami con altre persone. Cioè, io tipo ieri, ora non voglio passare qui, ho visto un mini documentario delle persone che sono porno dipendenti. Perché esistono anche, cioè, sono porno dipendenti. Tipo, queste persone vivevano, avevano una vita, però passavano dei giorni in cui erano 20 ore attaccate al computer. Vicky, non sto parlando di te, tranquillo. Anche perché io ci sono 24, quindi... No, comunque, però avevano dei legami e tutto quanto, e in realtà, sì, andavano da uno psicologo per curarsi, però avevano comunque... Cioè, non per forza ti rompe dei legami. No, infatti non avevo detto per forza. Della dipendenza in sé per sé. Perché appunto è stata posta la domanda se sia la dipendenza in sé per sé o l'effetto a produrre appunto il problema, il disagio, quello che può essere. Ok, lo vuol dire. Gabriel, dimmi. Poi dipende, cioè,
bisogna anche capire la cosa è scaturita una dipendenza. Cioè, secondo me una dipendenza è scaturita da una mancanza di un qualcosa interno alla persona, che può essere un rapporto, un'emozione, un qualcosa, qualsiasi cosa. E quindi usi la dipendenza per colmare un senso di vuoto. Oh. Anche inconsciamente, sì. Cioè non è che lo fai perché lo sai già, lo faccio. Qui si rende conto che ciò va a riempire un vuoto, che ogni volta che hai un vuoto è sbagliato, che individuando il vuoto ti rendi conto della dipendenza, ti rendi conto della dipendenza sbagliata. Più che altro se il vuoto non viene poi mai riempito veramente. Appunto quello che... No, io appunto, cioè dicendo, in un certo senso lo ha detto Matteo, sì. E no, nel senso, cioè, magari noi si può anche essere pieni, diciamo, tra virgolette, però se si inizia a fare prendendo le droghe, per esempio uso, quando smetti poi hai una mancanza, però prima non l'avevi, quindi non per forza devi avere una mancanza. No, è vero. Però tipo, beh, ora non guardare... Certo. Ma una non è che se, cioè... Cioè, se io... Non guardare tipo... Neanche tu, subconsciamente mi manca qualcosa, ma dal momento in cui smetto lì mi manca qualcosa. Esatto. Ok, quindi la mancanza che precede, ad esempio, cioè la superi droghe non c'è. Secondo me non c'è, cioè, può anche esserci, però non per forza non c'è. Perché alla fine nessuno parte con mettersi in guida l'eroina perché mi manca qualcosa. Uno è graduale come cosa, io inizio a farmi l'eroina. Però c'è differenza tra uso e dipendenza. Sì, sono due cose diverse. La dipendenza, secondo me, viene necessariamente creata dal vuoto di cui parlava Gabriele. L'uso non necessariamente. Viene o non viene? Viene. Cioè la dipendenza scatta. Cioè l'uso può anche essere ricreativo. Sì, infatti l'uso può essere estemporaneo, capito? Non necessariamente porta alla dipendenza. Sì, ma... Allora, io avevo una questione. Fate mi hai detto che se nel momento in cui smetti di fumare ti manca qualcosa, giusto? Ma perché punto il corpo è corpo sabito, eh? Perché il corpo, perché sì, è una cosa a cui ti abitui, però ti hai un motivo particolare per cui hai iniziato a fumare senza andare troppo sul personale? Conformismo. Cioè così un giorno le... No dai, non è una situazione sociale. Va bene, sei conformismo. Ok, stress, mettiamo per dire stress. Non so, ci deve essere stato qualcosa che un giorno ti ha detto basta, inizio a fumare. No, ho provato e non... Cioè, non c'è stata lì, cioè, tutti quando fumano la prima volta di base dicono no, non mi è piaciuto. A me è piaciuto e poi ho comprato un pacchetto, okay, e ho iniziato a fumare. Sì, la cosa che ti stavo dicendo è che di solito quando inizi ci deve essere, ok, può essere come ha detto Fabrizio, conformismo, hai tirato fuori questa parola che vabbè sembra un po' brutale a volte, però sì, diciamo che c'è. Per dire, ci sono periodi di... particolare per metterla totalmente all'anno, un particolare stress, ok? Di solito uno quando inizia a fumare perché non ha un meccanismo per affrontare lo stress. Le sigarette sono uno dei metodi più facili, sono la prima ad ammetterlo, io sono una fumatrice, diciamo, occasionale, non fumo abitualmente, cioè lo ero fumatrice abituale, non tanto, però comunque mi è rimasto quel minimo. In tutto ciò che succede? Che io so di non avere un meccanismo di per affrontare appunto lo stress che funziona al 100%. In questo caso questo aiuta, quindi è questa la mancanza che si cerca di compensare. Poi appunto, come ha detto Matteo, c'è differenza tra uso e abuso, ecco, tra uso e dipendenza, e lì dipende anche dalla gravità della mancanza. Vi chiedo, sì, Maria secondo voi era dipendente da qualcosa, anche da Tipper magari? Secondo voi Maria è una dipendenza, cioè la dipendenza penso che prenda sulla dipendenza in generale. Cioè tu stai parlando di individuare proprio un personaggio chiaro? No, se secondo voi, cioè, se voi adesso che visto che siamo arrivati a parlare della dipendenza, abbiamo cercato di definirla, no? Se secondo voi appunto Maria la manifesta? Sì. Sì. Verso qualcosa, sì. Se no non riusciva a uscire dal bosco. Manifesta quasi un... come si chiama? Come si dice? Aspetta, un raggiungimento. No, comunque anche la dipendenza da... come si chiama? Scusa. Una crisi d'astinenza. Da cosa? Com'era? Trip lì? Da Tip. È anche una dipendenza da nulla. Sembrava quasi come se stesse avendo una crisi d'astinenza, dove volesse ricadere nei grandi problemi che sarebbe trovare una dose, insomma, sigarette, quel che era. Ma Tipper cercasse di
tirarla fuori, tipo no, guarda, non ti serve, puoi stare meglio. Quindi era anche una attraverso, durante una crisi d'astinenza lei era tipo vado a sinistra o vado a destra. Vado, ricado nella dipendenza oppure me ne vado e riesco a tornare a una vita normale. Io sono il PD. Posso fare una domanda per cercare? Allora, io ad esempio, parlando della crisi di astinenza, individuata nel racconto, io la vedevo nel fatto che Maria vuole tornare a casa. Mm-hmm. Però cioè, io vorrei capire cosa vedono gli altri nella casa, qual è secondo loro la casa di Maria? Perché quando ho capito per gli altri la casa di Maria è la sua dipendenza a questo punto, e quindi il bosco dei grandi problemi. Però effettivamente, cioè io ad esempio, secondo me potrebbe benissimo essere qualcos'altro, la casa di Maria. Che dite? Nella casa di Maria. Tipo gli dice, vieni, stiamo andando a casa, poi dopo stiamo tornando, la dice, non è orgo. No, per tornare, non parla di casa, non cioè, stiamo per tornare, parla di un qualcosa per tornare indietro e devono saltare sull'acqua. Sì, una roba tipo quella, che lei dice, ah, non torneremo mai a casa perché ci siamo persi, e lui diceva ora è così, ma poi cambierà. Da sera poi riusciremo a tornare a casa. Questo è quello che ricordo più. Forse la casa dovrebbe rappresentare il raggiungimento di un benessere, magari. Disintossicazione. Sì, l'arrivo di un punto. Cioè, sì, esatto. Ma secondo me non per forza Maria ha una dipendenza. Sì, è vero, sono cioè, di base, noi si sa che lei è una che tende a ingrandire le cose. E quindi, cioè, in questo caso si può dire anche quasi oggettivamente, una persona che ingrandisce le cose prende e va verso i problemi grandi invece che quelli piccoli. E riallacciandomi a in tanti avete detto che appunto Tipper potrebbe essere la mente, può essere, diciamo, caso un subconscio che ti dice guarda, stai esagerando, rilassati, tranquillo. Anche perché era uno molto tranquillo, Tipper ce l'hanno scritto, va piano e tranquillo verso Maria. Sì, può essere stata un'impressione, una malattia. Ongo. Allora, vi propongo di ripercorrere un pochino insieme quello che abbiamo detto e poi di cercare di concludere con una frase conclusiva che rappresenta un po' il percorso che abbiamo fatto, va bene? Per di tutto si può dire, va bene, però prima vediamo quello che abbiamo detto. Allora, siamo partiti da che rapporto c'è tra Tipper e Maria. Poi non ce n'è fregato tanto di definire che rapporto c'era, ma va bene così, nel senso che si arriva a quello, no? Si parte da un punto e si arriva a tutt'altro poi. Quindi ci siamo chiesti se sono la stessa persona, è stato ipotizzato che lo siano, che fossero due persone diverse, quindi fratello maggiore e sorella minore, ad esempio, oppure addirittura la stessa persona, che quindi Tipper in qualche modo potesse rappresentare quasi la coscienza, no, di Maria, che la tirasse fuori da questa dipendenza, oppure che l'aiutasse a tornare alla realtà, nel senso quasi come se Maria fosse una che pensa troppo, no? E quindi lui l'ha riportato a qualcosa di concreto. Poi, quindi due lati diversi, ok? Poi siamo arrivati a definire il tema del problema, cercando di definire che cos'è un problema, quando un problema è piccolo, quando un problema è grande. Inizialmente è stato detto che un problema grande, spesso lo definiamo così quando non ha soluzione, invece è piccolo quando si tratta di cose futili o comunque che hanno una soluzione sempre e soprattutto durano in maniera, cioè sono limitate nel tempo. Poi, ma si può dare una definizione di problema definitiva, nel senso in maniera oggettiva? È stato detto sì, Gabriel, secondo me ci sono dei parametri oggettivi da tenere in considerazione, no? Per poter definire appunto il problema, quando un problema è grande e quando un problema è piccolo. Poi è stato detto invece no, dipende dalla persona, dalle esperienze di vita di questa persona. Per me un problema può essere grande, per un altro può essere piccolo, lo stesso problema. Va contestualizzato questo problema anche all'interno della cultura di appartenenza del soggetto che in quel momento ha quel problema. Dopodiché
che la causa anche di un problema abbiamo definito, nel senso che ci siamo proiettati verso una rottura del quotidiano, quindi laddove c'è qualcosa che si rompe e rompe il nostro benessere, la nostra serenità, la nostra quotidianità, ci porta di fronte ad un problema che può essere più grande se è stato legato all'accezione del tempo, oppure anche più piccolo, quindi un qualcosa che si risolve velocemente. Bene, però si diceva appunto, tutti i problemi sono cambiamenti, ma non tutti i cambiamenti sono problemi. Quindi, dopodiché, come lo possiamo affrontare un problema? Davvero in un grande problema non c'è soluzione, ma in realtà lo possiamo anche affrontare. A volte ci sono dei problemi che necessitano il fatto che noi ci mostriamo attivi di fronte a questi problemi, altre volte invece dobbiamo semplicemente attendere, perché il tempo, no? Può essere anche la cura, può bastare anche solo qui. Ok, comunque lo risolviamo in prima quando il disagio è sparito, quel disagio che ci ha procurato questo problema sparisce, quando stiamo bene e... basta. Questo, va bene? Poi si muove veramente free, però... Rimandare è sempre peggio, nel senso che quindi un problema che se non lo risolvo subito, non mi muovo, non mi metto in un atteggiamento di risoluzione verso questo problema, da piccolo probabilmente diventerà grande, e la prima cosa quando voglio affrontare un problema è devo riconoscerlo. E poi abbiamo parlato anche di dipendenza. Che cos'è? Quindi qualcosa che ti piace ti fa star bene, qualcosa di cui non puoi fare a meno, ma ha sempre un'accezione negativa, ci siamo chiesti, cioè chi ha detto sì, chi ha detto no, e quindi non sempre la differenza fra bisogno e dipendenza, ci siamo poi infine chiesti Maria se effettivamente nel testo insomma ci ha mostrato una dipendenza verso qualcosa, verso qualcuno, abbiamo detto sì, forse non una dipendenza a farsi troppe domande, a entrare, insomma, a ingrandire troppo tutto, eccetera, no? Oppure addirittura ce l'aveva da tipper, no? Come figura. Bene, quindi diamo una conclusione, ora che non è, come dicevo prima, un prodotto definitivo, però per chiudere, insomma, il momento di riflessione che abbiamo condiviso insieme, scegliamo una frase conclusiva del percorso. Tripper. Bene, proprio quello. È tutto un tripper. È vero. Chi ci soggettivo. Sta? No, ragazzi, però questa è tutto un tripper soggettivo, raga. Soggettivamente tripper. Oh, ma soggettivamente tripper. 50 sfumature di tripper. Soggettivamente tripper. Allora va bene, soggettivamente tripper. È perfetto. Sì. È perfetto. Soggettivamente tripper. Io lo scrivo il gioco soggettivamente che poi è soggettivamente viaggiatore, Giulia, adesso è la prima cosa da dire, ma che non è questa cosa, stavo perso il fritto sul gol, non lo cancello, lo dico, siamo d'accordo, quindi è il cugino scemo di Flip soggettivamente, parliamo molto di questo perché ragazzi, ma io volevo chiedervi, ma a tutti ha dato la sensazione di essere un coniglio? Anche a me. Tu Alice nel paese delle meraviglie. È quello che stavo dicendo a Matteo, per questo ho tirato fuori la cosa dell'animale. Tripper, forse ricordi. Allora, tra parentesi, se è coniglio, se è coniglio, no, me no. Perché non è il capo di Dan. Tu Alice nel paese delle meraviglie. Sì, è un coniglio. Tutti lo vedono in inizio con la Tripper. Ok, ora l'ultimo Tripper in realtà è il coniglio di Hansen. No, però è bianco. Secondo me è una rara, è un uguale. Allora vi chiedo gli ultimi 10 minuti prima di chiudere la sessione, passiamo alla valutazione. Cioè, una risposta non c'è perché con lo stesso testo mi è capitato di fare altre sessioni e siamo dirottati in tutt'altri argomenti. Quindi ve l'avevo detto, cioè il contenuto preposto non c'è e lo costruiamo noi e dipende dai soggetti, dalla curiosità delle persone che sono presenti e da quello che scelgono proprio di trattare, va bene? Quindi questa sessione non è ripetibile da nessun'altra parte. Ma quante volte è stata la stessa risposta?
più o meno. Ma sì, mille volte, sì, qualcuno sul tema della droga è uscito. Se no, altri. Però, se no è altri. Vabbè, ma tanto è inutile che ve lo dica, perché comunque non tanto dopo se ne parla. Ora intanto chiudo la sessione e poi dopo se ne parliamo. Allora, quindi ci dobbiamo autovalutare su che cosa? Allora, sull'ascolto. L'ascolto. Quanto ci siamo ascoltati, cioè quanto siamo riusciti ad ascoltare l'altro, e grazie al pensiero, all'espressione altrui, io sono riuscita a costruire anche il mio percorso razionale di ragionamento. 8. Otto. Io scenderei un po'. Sì, 7.5, dai. 7.5? 7.5, 8. No, no, però comunque c'è stato un dialogo. Ragionate, c'è stato sì, dialogo, però vedi cosa sta succedendo adesso. Non si alza la mano e si parla tutti uno sopra l'altro, quindi il dialogo c'è, ma fino a un certo punto. Vabbè, ma se io ascolto. Questo fa capire quando siamo dentro la conversazione. Sì, però di sicuro. Poi comunque. Io concordo con cosa hai detto te, però bisogna anche notare il fatto che spesso c'è da. Le chiacchierate interne, poi venivano fuori altre idee. Esatto. Sì, quello di sicuro. Bello storia a Ginevra, quello sempre, se no non sarebbe un dialogo, sarebbe un monologo. Però non potevamo sapere quali altre idee sarebbero venute fuori se avremmo. Se avessimo avuto un'altra modalità di approccio. Avremmo potuto avere. Sì, ma concentratevi sul concetto del senso. Ti stavamo ascoltando, padre. Boh, io sono per 7.5. Poi secondo me. Facciamo 7.5. Perché 7.45. No, 7.50. Poi che voti da scuola stiamo dando? Sì, nel senso di profondità, cioè quanto siamo riusciti a scavare, a scendere in profondo su certe cose, oppure al contrario, quanto invece siamo rimasti in superficie, abbiamo sì chiacchierato, sicuramente con un approccio filosofico, nel senso che ci siamo chiesti qual era il senso profondo di quello che ci stavamo raccontando, però siamo riusciti ad andare giù, oppure siamo rimasti un pochino, secondo me un 7 scarso. Cioè sentite che avreste potuto scendere più a fondo? Profondi, ragazzi. Cioè alla fine è venuto fuori, secondo me. Sono stati molto scienziati. Aspetta, ragazzi. Fuori è stato delle droghe. Alla fine siamo sempre rimasti su questo tema, alla fine. Non è che ne è uscito un altro. Ok. Quindi c'è, dici, la comunità si è concentrata su quello, ma poteva anche scendere in strade. Fatima, siete d'accordo? Io sì. Quindi sentito che avete sentito quello che ha detto? No, perché infatti ci siamo da 7.5 all'ascolto, perché abbiamo visto che ci sono dei problemi. Allora, diceva Gaia che effettivamente è uscito poi il discorso della dipendenza, della droga, e ha preso un po', ha seguito solo quel filone lì. Mentre invece la comunità poteva prendere anche strade diverse, no? E farsi domande. Io ci ho provato, mi piaceva tanto sta cosa della droga, apparentemente. Quindi vabbè, non è che dice non siamo andati tanta foto. Io che pensate? Io sì, è scarsino. 7 meno. Non riesco ad aprire bocca, raga. 7 meno. Siamo d'accordo con 7 meno, Andrea? Sì, non so. Sì, vabbè. 7 più. No, a me sembra poco. Secondo me sei stato molto profondi. No, potevamo arrivare più in fondo. Levo questo meno brutto. Dai, metti un più. Giulio. No, lo sanno. Ci si valuta su un piano socio, emotivo, relazionale, che significa come sono stato io personalmente all'interno di questa sessione. Come mi sono sentito partecipe, sono riuscita a tirare fuori quello che volevo, mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Deve essere un cubo collettivo? Collettivo, per cui pensate un attimo e poi comunicatevi. Ragazzi, non ti esce. Facciamo 10. No, no, se proprio qualcuno si è sentito, 9, però se non sei bravi. Qualcuno si è sentito escluso? Escluso no, ma a livello relazionale assolutamente zero. Ognuno di noi ha concepito la roba strafiga. Sì, no, ma io intendo sul piano del... Cioè, ci rientra in un certo senso il rispetto dell'altro in questo campo? Sì, però un po' meno, nel senso che tu devi fare, devi cercare, no? In questo caso, di guardare dentro come sei stato, con quello che hai sentito. Io direi un 10. Ah no, non ci riesci. Gaia, te che pensi? No, è un momento. No, onestamente non ho sentito tanto bene perché non ti vedevo, cioè non in mezzo stavo cercando di fare. Devi dire, no?
Però sì, ti ho sentito in un certo momento. Ma va bene, non è che sia tutte le stesse cose, quindi mi interessa particolarmente, oppure riesci a seguire il percorso della comincia, questo può succedere. Però insomma, dillo, perché il piano socio-relazionale deve essere collettivo. Te cosa stai? Lui ti propone un 10. Io sono a casa 9. Io sono sul 9. Location. 10. Servizio. Cena. Allora, ristorato. 10. Che finalmente, come ti sei sentita all'interno di questa cosa? Non ti sei sentita la partecipa? Bene. Cioè, alla fine, ora magari se non ho mi sono sentita una risposta più distante, perché magari ero d'accordo. Esatto, questo con gli altri. Sì. Io sto rispondendo bene, che stai dicendo? Cioè, comunicacelo, che stai dicendo? Allora? 10 ragazzi, 10 non lo domani. No, 10 no, però. Questo è sbagliato però, secondo me, perché bisogna riconoscere invece quando siamo stati bravi. Per me siamo stati dei pinci. Io sono anch'io sono. Gli 8 e mezzo. No, guarda, io 10 se è meritato io lo do anche, per carità, però io mi sono ritrovata ultimamente, ora facendo psicologia mi hanno dato un sacco di test così, mi fanno da 1 a 5. Io 5 non lo dirò mai, il 5 non esisterà mai per me. Location. Quindi va bene il 9? 9 ci sta. Oh, poi infine vi chiedo di valutare me. Nel senso che in tutto questo, io avevo un ruolo che si chiama il ruolo del facilitatore, no? E dovevo cercare di facilitare questo percorso di ragionamento, senza intervenire troppo, ma senza interrompere. Quindi se io sono stata in grado, secondo voi, di seguirvi, di interpretare bene quello che veniva detto, insomma, di cercare di favorire la circolazione di questo logos, no? Di questo ragionamento che veniva fuori fra di noi, allora ti esprimo un voto positivo. Poi il quanto lo dovete dire voi e poi mi dite così perché. Io 10. Location 10. Ma senza problemi, sincero, fino a secondo. No, io secondo me 10, perché quando c'è la prima domanda l'hai fatta nel momento giusto e quando si stava chiacchierando non c'è stata un'interruzione. Anche a base dello schermo. Zitti, perché deve, insomma, che ne so, qualcosa del genere. Perché la ragazza non c'è. Scusate se invece io l'ho fatto. Io te lo do anche su, diciamo, sulla base di quello che avevo già passato, cioè avevo già avuto esperienza anche di una attività e questa, quindi sulla base di quello che ho già visto, sperimentato, ti do tranquillamente un 10, perché ho notato che la tua domanda che ci faceva riflettere su altre cose, dava spunto, quindi altre riflessioni, calzava proprio nel momento, cioè esatto, è proprio nel momento in cui era da troppo tempo che ormai riflettevamo su quello e tornava il cane e si mordeva la coda, perché tornavamo, quindi qualcuno diceva ma io la penso così, poi a livello empirico si arrivava allo stesso principio detto poco prima, quindi secondo me 10 è più che... Siamo d'accordo, me lo do? Sì. Servizio 10. 10. 10. Suona male servizio. Regala, location. Allora, la sessione è chiusa, ci si fa anche un bel applauso. Ora ci possiamo liberare di tutti i costi. Grazie.